Buongiorno a tutti e benvenuti. Sono Lorenza Pastore, psicologa e formatrice di Stimulus Italia e oggi sono qua insieme a Mariangela Candido, HR Director di Andriani. Ciao Mariangela e grazie per aver accettato il nostro invito. Ciao, ciao a tutti e grazie a voi Lorenza. Grazie, grazie mille. Siamo qua insieme oggi per approfondire il terzo step del nostro percorso sulla salute mentale. Siamo partiti grazie all'Università Cattolica del Sacro Cuore che ci ha raccontato, ha dato una definizione un po' più scientifica del termine salute mentale, ci ha raccontato tutti i progressi scientifici al riguardo. E siamo poi partiti a raccontare i nostri quattro step per la promozione della salute mentale in azienda. Siamo partiti spiegando e raccontando l'importanza di sensibilizzare una cultura del benessere. Siamo poi passati nel raccontare quanto è importante l'ascolto dei propri collaboratori e senza il quale non saranno poi possibili i successivi step. E siamo qua oggi per la nostra terza fase per la promozione della salute mentale in azienda, ossia l'importanza di creare un ambiente di lavoro sano, un ambiente di lavoro inclusivo e attento alle esigenze di tutti i dipendenti. Siamo qua a raccontare un po' quest'altro step insieme a Mariangela. Mariangela è appunto HR Director di Andriani, che è considerata una delle più grandi realtà del settore del food innovation. È una realtà situata a Gravina di Puglia, ma io a Mariangela non dico più niente perché ti lascio completamente la parola e ti chiederò appunto di raccontarci un po' la vostra storia e la vostra opinione, la vostra attenzione rispetto alla salute mentale in azienda e soprattutto rispetto al contesto lavorativo. Certo, beh, noi siamo appunto una realtà abbastanza giovane, sia proprio come anni di vita dell'azienda che come media d'età dei nostri colleghi e colleghe. Siamo specializzati appunto nella produzione di pasta innovativa, alternativa alla pasta di grano, da materie prime naturalmente prive di glutine, sia cereali che legumi. Siamo presenti sia sul territorio italiano che in più di 30 paesi in tutto il mondo. Per cui il nostro è un prodotto legato al benessere, perché appunto è scelto da tutti coloro che preferiscono un regime alimentare sano. È chiaro che quindi il concetto di benessere è un po' l'elemento cardine, no, della nostra azienda, quindi sia da un punto di vista di tipologia di prodotto che proprio come filosofia aziendale. Noi siamo recentemente diventati società benefit e abbiamo ormai da tanto tempo intrapreso un percorso orientato al benessere sia dell'ambiente che del territorio sociale attraverso una serie di interventi e di iniziative di sostenibilità e di responsabilità sociale. E in più, elemento appunto che ci contraddistingue particolarmente è proprio l'attenzione in primis al benessere dei nostri collaboratori e delle nostre collaboratrici. E questo chiaramente ci collega, no, all'argomento di cui parliamo oggi, che è proprio quello della salute mentale e perché è importante averne cura negli ambienti e nei contesti lavorativi. Per noi, appunto, tutte le attività e le iniziative orientate alla promozione della salute mentale sono innanzitutto iniziative di benessere, di well-being. Questo è un concetto chiaramente molto ampio e anche molto complesso e multisfaccettato, no? Perché chiaramente, diciamo, rientra un po' al suo interno un po' una miriade, no? Di idee, di concetti e di attività. Ma Assolutamente. innanzitutto, noi ci ispiriamo molto all'idea, no, della psicologia positiva che associa l'idea della felicità proprio al benessere e quindi a tutti gli aspetti e gli elementi che possono incrementarla, possono svilupparla, che sono elementi importantissimi e necessari da sviluppare, soprattutto all'interno degli ambienti di lavoro in cui noi passiamo comunque una buona parte della nostra quotidianità. Cioè creare e vivere delle esperienze gratificanti, significative, poter in qualche modo costruire delle nostre identità negli ambienti di lavoro da cui trarre soddisfazione. Soddisfazione e motivazione, una motivazione intrinseca, quindi andando a soddisfare, no, i livelli un po' più elevati della cosiddetta la scala dei bisogni, no, di Maslow, significa andare a creare delle relazioni positive
e gratificanti. Quindi lavorare sul concetto di benessere e di felicità sul lavoro vuol dire andare a incidere su tutti questi parametri che possono elevare tale sensazione, questa percezione in ciascuno di noi, quindi non soltanto andando a ridurre elementi di stress, ma andando a potenziare degli aspetti proprio di positività, anche di ottimismo, no? Definiamolo così. Certo. E questo ci ha permesso, diciamo, questa filosofia che ci contraddistingue, ci ha permesso un po' di intraprendere appunto questo percorso focalizzato sul concetto di benessere psicofisico. E quindi quando parliamo di benessere psicologico parliamo di un qualcosa chiaramente di molto ampio, che riguarda sia l'aspetto più cognitivo che l'aspetto emotivo, che è un elemento che assolutamente negli ambienti lavorativi non solo non va trascurato, ma che va coltivato e va promosso. Mariangela, c'è detto veramente tantissime cose già soltanto in questi pochi minuti, e mi sono ricordata adesso che siamo anche colleghe, perché tu sei anche psicologa del lavoro. Esatto. Quindi, è vero, ricordo anche questa nostra formazione comune. Mi viene da dire una cosa, che forse tra tutti gli step della promozione della salute mentale, questo forse è il più chiacchierato, ossia il creare un ambiente lavorativo sano e di benessere è un qualcosa che forse è nato tanti anni fa e se ne parla da tanto tempo, e forse per questo è un po' il più difficile anche da trattare, perché è un mondo molto confuso, forse con dentro veramente tante idee, come dicevi tu, tanti concetti. È anche quindi il più difficile forse da riuscire a incanalare, e già soltanto le cose che ci hai detto tu mi aprono un mondo, quindi mi riportano veramente a tantissime attività che voi fate. Quindi un po' i pilastri del vostro ambiente lavorativo sano e attento ai lavoratori sono un po' quelli della psicologia positiva, mi dicevi tu. Sì, assolutamente sì. Ok, quindi un punto che possiamo segnarci è proprio quello di creare un ambiente in cui ci sia un sottofondo di positività, che non è l'ottimismo un po' ingenuo, ma è qualcos'altro, anzi è fondamento di base scientifica importante, la motivazione intrinseca, come ci dicevi tu. Assolutamente sì, è per questo che diventa necessario per tutti coloro che si occupano poi di risorse umane in azienda puntare su tutto ciò che può andare a incrementare la motivazione intrinseca, che poi è quella che determina la qualità che definiamo tacita, cioè non una qualità che viene fuori semplicemente dall'espletamento delle mansioni, no, di ciascuno di noi sulla base del ruolo che ricopre, ma è il valore aggiunto che si viene a creare nel momento in cui si crea un vero attaccamento all'azienda, si va davvero a creare identità aziendale. E lì poi che si fa anche la cosiddetta, no, talent retention, no, di cui si parla tanto, perché per creare anche la fidelizzazione di tutti i nostri colleghi e colleghe dobbiamo andare a lavorare sugli aspetti più interni, no, della motivazione, quelli che creano davvero il senso di appartenenza e che legano in una sorta di contratto informale il collaboratore e la collaboratrice alla realtà organizzativa di cui fa parte. Ed è qui poi che chiaramente diventa anche più difficile a volte andare a lavorare, perché non parliamo soltanto di elementi tangible, no, come possono essere tutti gli emolumenti, il total reward e via dicendo, ma parliamo di aspetti più intangible, che sono anche a volte anche più complessi anche da andare a misurare. Però è su quello che si va a creare la sfida nell'ambito HR, è questo che diventa la vera people care, e quindi prendersi cura della risorsa umana intesa non soltanto come un ruolo organizzativo, come dicevamo prima, ma una risorsa a tutto tondo, intesa in senso olistico, che è fatta non soltanto di attività, di comportamenti, di azioni, ma anche di pensieri, di idee, di propositività, a volte anche di criticità, e tanto di emozioni. Le emozioni non vanno mai trascurate, è un giardino quello che noi coltiviamo all'interno delle nostre organizzazioni, e quindi non va mai trascurato, e ne abbiamo avuto sicuramente una prova importantissima durante il periodo della pandemia, quindi abbiamo capito quanto sia stato fondamentale prendersi cura delle emozioni in un momento in cui magari non era facile, diciamo, tenerle in equilibrio.
Questo noi diciamo, lo stiamo facendo ormai da tempo, appunto, con una serie di iniziative che, insomma, se vuoi posso un pochino Ma raccontare. assolutamente, assolutamente. Mi aggancio a quello che hai detto perché penso sia da sottolineare, molto importante. Il fatto che non va dimenticato che un collaboratore o una collaboratrice è prima di tutto una persona e il suo essere al lavoro è un'unione inevitabile tra le sue competenze professionali e trasversali e la sua personalità, il suo carattere, le sue motivazioni, i suoi bisogni, le sue emozioni. E questo è un qualcosa che non si può dimenticare quando si parla di risorse umane al lavoro. Quindi sì, raccontaci assolutamente come si fa a misurare quelli che tu definisci come intangibles e soprattutto quali sono le iniziative che avete messo in campo. Beh, sì, tu ora, Lorenzo, magari ci conosci già da un po' e quindi sai che, insomma, da questo punto di vista, già da diversi anni, insomma, siamo un po' iperattivi, stiamo mettendo in campo una serie di attività e di iniziative che hanno appunto questa come finalità. Noi abbiamo inaugurato diversi anni fa il Bike to Work, per cui abbiamo dato bici elettriche a tutti i dipendenti che ne hanno fatto richiesta, sia per il tragitto casa-lavoro che per la vita privata, e per incentivare l'utilizzo della bici, abbiamo anche riconosciuto, riconosciamo un premio in busta paga sulla base della quantità di chilometri effettuati. E questo è un modo non soltanto chiaramente per risparmiare le emissioni di CO2 all'ambiente, ma anche per far star bene da un punto di vista psicofisico tutti i nostri colleghi, perché chiaramente facendo attività fisica si attiva l'adrenalina, si liberano le endorfine, quindi si viene a lavoro non solo con un miglior tono muscolare, ma anche con un miglior umore. E quindi si diventa anche chiaramente più performanti. E sulla scia appunto di questa filosofia abbiamo portato avanti e portiamo avanti tante altre iniziative. Noi abbiamo realizzato da qualche tempo il nostro nuovo smart building, che è stato creato sulla base proprio dei concetti della trasparenza, della flessibilità, del vero essere smart, che vuol dire poter scardinare dei concetti ormai superati in cui lo spazio lavorativo, il tempo lavorativo sono predefiniti, ma poter scegliere dove lavorare, se all'interno del nostro ambiente di lavoro, in quale area anche dell'ambiente o all'esterno, da casa o da altri ambienti, in quali orari, con la libertà di poter conciliare davvero la vita personale e quella lavorativa. Noi ci siamo ispirati ai concetti dell'activity-based working, quindi realizziamo spazi diversi, ambienti diversi, sulla base delle attività che bisogna svolgere, se bisogna interagire tra più persone, quindi delle grandi sale riunioni, oppure tra poche persone, quindi piccole poltrone, insomma, per degli incontri a due, a tre, tavoli collaborativi, se bisogna appunto lavorare in team per realizzare dei progetti, spazi interni ma anche spazi esterni. Abbiamo creato ad esempio un thinking pad all'interno di un agrumeto biologico, sfruttando i principi della psicologia del colore, che ci dice che l'arancione, no, è un colore che ispira creatività, il pensiero innovativo, il pensiero laterale, per cui si può andare lì anche a fare brainstorming, ma anche magari per dei momenti di relax, per degli scambi informali. Perché crediamo profondamente che per star bene, per avere appunto un equilibrio mentale ed emotivo, è importante alternare momenti di concentrazione in cui si è focalizzati poi sull'attività, sull'obiettivo da raggiungere, e momenti anche di distrazione, di relax, i momenti in cui si fa davvero team building e quindi ci si diverte anche con delle attività, dei giochi. Noi utilizziamo spesso anche il Lego Serious Play, sono i momenti in cui ci si confronta e si producono delle idee attraverso anche delle attività di co-costruzione. All'interno poi del nostro smart building abbiamo realizzato delle sale training in cui noi crediamo molto alla formazione, tu lo sai, quindi abbiamo svolto una serie di attività anche appunto con Sì. Silvia. Noi abbiamo portato avanti un corso in comunicazione efficace, adesso iniziamo anche un corso sulla gestione dello stress, e qui ci ricolleghiamo al benessere mentale, perché è chiaro che Certo.
lavorare su determinate soft skill, fare attività di prevenzione su dei rischi, ad esempio il rischio da stress lavoro correlato, è fondamentale per poter affrontare tutte le situazioni quotidiane, le situazioni anche più complesse, nel modo più sereno possibile. E questo chiaramente deve essere un focus principale e deve riguardare tutti quanti. Quindi andremo a iniziare appunto questa attività. Inizieremo anche, abbiamo già iniziato da qualche tempo il percorso, diciamo, la linea verde benessere, il percorso di supporto psicologico a tutti i collaboratori e collaboratrici che possono contattare psicologi, psicoterapeuti in qualunque ora del giorno, 24 ore su 24, con videochiamate, chat, telefonate, quindi per avere possibilità di supporto per qualsiasi criticità della vita, che può riguardare la vita lavorativa, quella personale, familiare, di coppia. Questo è un aspetto fondamentale perché, come noi sappiamo, noi non siamo dei compartimenti stagni, tutte le varie dimensioni, aree, ruoli che ricopriamo nella nostra vita sono strettamente interrelati, per cui è fondamentale per poter star bene anche sul lavoro cercare di gestire poi il benessere un po' in maniera più ampia e quindi fare promozione della salute in senso olistico. E questo è anche quello che ci ha accompagnato e ci accompagna in tante iniziative, ad esempio l'iniziativa di Andriani Wellness. Noi abbiamo creato una palestra aziendale in cui non abbiamo attività di pesistica, ma facciamo dei percorsi di attività motorie seguiti da un preparatore atletico e da un nutrizionista che vengono proprio create ad hoc per ciascuno, chiaramente per coloro che vogliono partecipare, sulla base dell'attività che svolgono quotidianamente, del regime nutrizionale, dei dati biometrici, quindi possono essere create proprio delle attività mirate per appunto andare a raggiungere benessere fisico e quindi, come sappiamo, in stretta correlazione anche psicologico. Abbiamo anche messo su da qualche tempo una cosiddetta Andriani Arts Academy, cioè un'academy rivolta ai figli dei dipendenti, divisa insomma tra attività per bambini più piccole per lo sviluppo proprio di capacità espressive un po' ampie, quindi sia nell'ambito della recitazione, della musica, del canto e via dicendo, che dei corsi anche per ragazzi più grandi. E questo è un modo chiaramente per supportare anche le famiglie, sempre nella conciliazione tra vita personale e lavorativa, perché si vanno a impegnare i figli comunque in attività molto significative in cui si possono anche scoprire dei talenti e anche andare a prevenire delle forme di bullismo, di devianza giovanile. Come sappiamo, l'arte da questo punto di vista è un grande strumento, fa molto da supporto. Complimenti, Mariangela, avete una quantità veramente esorbitante di attività e di... Sì, di messa in piedi di progetti in cui sento che alla base c'è sempre un grande studio. Cioè, mi viene da dire che in ogni vostro progetto c'è uno studio scientifico alla base che vi ha portato poi alla strutturazione di tutti questi progetti, che mi permetto di riassumere in pochissime aree, nel senso, mi sembra di capire che per voi la promozione di un ambiente di lavoro sano venga da 3-4 aree, ossia prima di tutto dal creare un ambiente fisico e strutturale che vada a incoraggiare i dipendenti a lavorare in un modo che va verso gli obiettivi, ossia secondo l'obiettivo che mi pongo durante la giornata, durante il corso del progetto, avrò un ambiente adatto alle mie esigenze. Quindi l'attenzione all'ambiente. D'altra parte l'attenzione all'ambiente più sociale, ossia non tralasciare tutti quegli elementi che riguardano i rapporti interpersonali tra i lavoratori, i rapporti tra le persone, tra i team, ma anche rispetto alla persona con il suo esterno, quindi con ciò che è fuori dall'azienda. Dall'altra parte c'è anche un'attenzione al benessere fisico del lavoratore, quindi prettamente fisico, quindi l'iniziativa del bike to work o l'iniziativa del creare un ambiente dove le persone possono, tra virgolette, dedicarsi al loro benessere fisico in sicurezza, e il benessere psicologico, quindi iniziative rivolte solamente alla parte più psicologica della persona.
mi sono permessa ecco, di incanalarla in questi ambiti perché sono veramente tante e vi faccio ancora i complimenti per tutte le iniziative che portate avanti. Ma la domanda che mi sorge un po' spontanea è, una volta messi in atto tutti questi programmi e aver toccato tutte queste aree, come si fa a mantenere, quindi a portare avanti sempre di più ogni volta un ambiente di lavoro sano? Perché magari può darsi, può essere che una volta messi in piedi delle iniziative, poi magari si perdano nel tempo, oppure il bisogno di produttività di un'azienda vada poi a coprire poi il bisogno invece di creare un ambiente di lavoro sano. Come si fa a mantenere nel tempo questi progetti, queste iniziative? Allora, ciò che è sicuramente fondamentale, innanzitutto, è che i progetti non devono soltanto essere calati dall'alto, ma bisogna avere sempre un ascolto attivo su quelle che sono le vere esigenze, i veri bisogni dei nostri colleghi. Quindi, anche attraverso dei momenti, ripeto, anche informali, molte volte di interazione, di confronto, possono venire fuori idee, suggerimenti da cui l'azienda deve trarre spunto per poter creare delle iniziative che sono davvero un modo per venire incontro ai bisogni che vengono fuori appunto nel tessuto organizzativo. In più è fondamentale capire anche se la strada che abbiamo intrapreso poi è quella giusta per poterla portare avanti o poter anche apportare dei correttivi, delle azioni di miglioramento, e questo lo si fa attraverso delle attività di analisi di clima che devono essere continuative, perché un'analisi di clima ci dice se, qual è la vera percezione poi di ciò che l'azienda sta facendo presso tutti quanti. Noi lo abbiamo fatto proprio lo scorso anno, lo andremo a fare nuovamente ora con un'attività portata avanti con Great Place to Work, per proprio tastare, no, tutto ciò che avevamo fatto direttamente con tutti i colleghi. Quindi è stata fatta una profonda e complessa analisi di clima che poi ci ha dato dei risultati effettivamente molto gratificanti. Noi ci siamo sentiti molto orgogliosi perché abbiamo detto, beh, forse effettivamente questa è la strada giusta, perché i feedback che abbiamo ricevuto da tutti sono stati molto positivi e quindi abbiamo ricevuto la certificazione Great Place to Work e siamo stati l'unica azienda del Sud quest'anno ad essere inseriti nella graduatoria appunto delle aziende Great Place to Work. Di questo siamo molto felici. Ecco perché è importante, per portare avanti queste iniziative, andare a capire continuamente se stiamo facendo bene, se dobbiamo cambiare qualcosa, migliorare e di cosa davvero c'è bisogno. Quindi deve essere un'azione non spot, ma portata avanti assolutamente con la stessa ideologia, la stessa filosofia nel tempo. Beh, il fatto che tu mi sottolinei il fatto che l'attenzione verso il benessere lavorativo non ha una fine praticamente, ha un inizio, però la fine ancora non ce l'ha. È un percorso continuo, in continua evoluzione. E questa attenzione nel ricalibrare le iniziative, nell'ascoltare i dipendenti, nel vedere se effettivamente l'iniziativa che ho messo in atto può funzionare, perché magari può funzionare per un'azienda, ma non per la mia, è un grande punto importante, una grande attenzione che voi avete verso tutti i vostri collaboratori e collaboratrici. Assolutamente. Sì, E assolutamente sì. l'altra domanda che mi viene è, lato nostro, lato magari più da psicologhe, ecco, sappiamo perché è importante occuparsi della salute mentale delle persone, della loro salute fisica, ma a livello di azienda, perché un'azienda si dovrebbe occupare di questo? Alla fine un'azienda può dire io metto a disposizione un ambiente di lavoro e il mio interesse è la produttività. Perché un'azienda, secondo te, dovrebbe occuparsi e prestare così tanta attenzione alla promozione della salute mentale? Perché per un'azienda al primo posto, nel suo cuore, ci devono essere sempre le persone, il rispetto di ciascuno come persona, quindi in maniera totalitaria. Ripeto questo concetto perché è fondamentale. Se un'azienda anche vuole raggiungere chiaramente degli obiettivi di produttività, è molto importante che in primis faccia star bene le persone, e per stare bene devono raggiungere un equilibrio. Innanzitutto interno e poi chiaramente nelle varie dimensioni della propria vita, perché soltanto così, e se davvero si raggiunge il senso di benessere inteso sempre in maniera olistica, è possibile per ciascuno dare il meglio poi sul lavoro, quindi elevato engagement.
elevato senso di attaccamento e quindi migliori prestazioni. Quindi chiaramente una migliore performance, i risultati impattano poi su tutta la realtà organizzativa. Però se non lavoriamo sulle persone innanzitutto e non ne abbiamo cura, e sottolineo il concetto e la parola cura, è difficile poter raggiungere questo obiettivo. E quindi non dobbiamo dimenticare il valore che noi produciamo verso tutti coloro che tutti i giorni vengono al lavoro o lavorano anche da casa in qualunque maniera, ma danno il proprio contributo alla realtà organizzativa e al raggiungimento dei suoi risultati. E quindi per farlo dobbiamo creare un ambiente, chiaramente non lo intendo solo in senso fisico, ma in senso lato, un ambiente che davvero possa far star bene e possa gratificare. E quindi è chiaro che la salute mentale è uno degli aspetti cardine. E quindi dobbiamo continuare, tutti noi che soprattutto ci occupiamo di risorse umane, su questa strada e non tralasciare un elemento davvero imprescindibile. Grazie, grazie mille Mariangela. Sono da tanti anni, ci sono le effettive prove anche scientifiche che evidenziano come la stretta relazione tra il clima organizzativo e il benessere personale siano strettamente legate, e quanto l'equilibrio poi tra questi due livelli si rifletta sulle performance delle persone e poi sul successo dell'azienda. Quindi ti ringrazio per questa vostra attenzione ai vostri collaboratori e collaboratrici che avete ormai da tanti anni. L'ultima domanda è per te e per Andreani nel suo complesso. Dopo tutto questo discorso che abbiamo fatto, che cos'è per voi la salute mentale, se dovesse descriverla con poche parole, e quali consigli vi sentireste di dare a un'azienda che desidera promuovere un ambiente di lavoro sano e attento alle esigenze di tutti i collaboratori e collaboratrici? Allora, per noi salute mentale è appunto equilibrio emotivo, equilibrio in tutti gli aspetti e ruoli che ricopriamo nella nostra vita, e ribadisco questo concetto perché davvero è fondamentale per stare bene. E ciò che possono e dovremmo fare un po' tutti quanti noi, diciamo, all'interno delle nostre aziende, è ascoltare molto tutti coloro che ci circondano e lavorano con noi, per capire quali sono le vere necessità, le idee, i suggerimenti che vengono fuori e qualunque tipo di anche eventuale criticità, perché solo così possiamo intervenire e fare sempre meglio, andando a lavorare su tutti gli aspetti che ci costituiscono appunto come risorse umane. Quindi un'attenzione sempre più elevata a tutti indistintamente. Beh, grazie Mariangela per il tuo tempo e per aver condiviso con tutti noi la tua esperienza. Ti ringraziamo moltissimo e ci vediamo con tutti alla prossima puntata della settimana della salute mentale secondo Stimulus. Grazie mille. Grazie, ciao a tutti. Ciao a tutti.